Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di TG Cosmos. Apriamo con la pagina della cronaca. Salerno, la Guardia di Finanza sequestra quasi una tonnellata di novellame. Sono tre i soggetti denunciati. Ma per i particolari seguiamo il servizio curato da Antonella Citro. I finanzieri della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Salerno hanno sequestrato quasi una tonnellata di novellame di triglia, detenuto e trasportato illegalmente. Il risultato di servizio scaturisce all'esito dei costanti e capillari controlli eseguiti dai finanzieri di mare e finalizzati a prevenire e reprimere la scellerata pratica della pesca di frodo di tali esemplari di specie ittiche. In questo caso i sequestri del pescato sono avvenuti in tre distinte operazioni su strada, in località Ponte Barizzo del comune di Capaccio, a Campolongo del comune di Eboli e nel pieno centro di Salerno. Le fiamme gialle hanno individuato e fermato tre automezzi sospetti, che all'esito del controllo si sono rivelati carichi di novellame di triglia illegalmente pescato. Il prodotto era già stato opportunamente sistemato nelle cassette e pronto per essere destinato alla vendita illegale. I soggetti responsabili sono stati denunciati a piede libero all'autorità giudiziaria. Nonostante le stringenti e severe norme in materia, questo tipo di prodotto è ancora molto richiesto sul mercato e pertanto la pesca e la successiva commercializzazione diventa un vero e proprio affare per il mercato illegale, che trae ingenti profitti. Questo tipo di pesca danneggia fortemente l'ecosistema marino perché interrompe la possibilità di crescita completa degli esemplari, compromettendo gravemente la salvaguardia delle specie ittiche. Gli esemplari recuperati questa volta non superavano i 5 cm di lunghezza. Il pescato, posto sotto sequestro dopo essere stato sottoposto a visita da parte dei veterinari dell'ASL Salerno Distretto 66, è stato giudicato idoneo al consumo alimentare umano ed è stato così donato agli istituti caritatevoli della provincia di Salerno. Ancora cronaca, gli uomini del Corpo Forestale dello Stato, dipendenti dall'Ufficio di Coordinamento di Vallo della Lucania, hanno posto sotto sequestro un'area boscata di estensione pari a circa 100 campi da calcio ricadente nel comune di Corleto Monforte, in località Cozzo del Rosieddo, nella quale si stava realizzando un taglio boschivo in difformità al parere della Commissione di Valutazione Impatto Ambientale della Regione Campania. Sulla scorta delle verifiche in campo durante le operazioni di taglio è emerso che le attività in corso venivano effettuate in piena stagione riproduttiva, vanificando di fatto le misure di mitigazione prescritte nella relazione di incidenza ambientale. I forestali hanno sequestrato l'intera area di estensione pari a 92 ettari e tutto il materiale legnoso già tagliato e giacente a terra nell'area di cantiere, per un totale di circa 300 piante di faggio, e hanno inoltre denunciato le ditte responsabili. E occupiamoci ora del comune di Sala Consilina. Il sindaco di Sala Consilina annuncia la restituzione della cauzione agli utenti del civico acquedotto se ci sono i requisiti attraverso apposita modulistica. Vediamo il servizio. Restituzione della cauzione agli utenti del civico acquedotto. È questa l'intestazione dell'ultima comunicazione a firma del sindaco Francesco Cavallone. Il comune di Sala Consilina in sostanza rende noto che è pubblicato all'albo pretorio sul sito istituzionale www.salaconsilina.gov.it e presso l'ufficio tributi l'elenco degli utenti del civico acquedotto che hanno diritto al rimborso della cauzione a suo tempo versata. Per consultare l'elenco è necessario disporre del vecchio o nuovo codice utente associato a ciascuna utenza idrica. Così i cittadini che sono interessati al rimborso sono invitati a indicare le modalità di versamento, e cioè in contanti presso la Tesoreria Comunale, Banca di Credito Cooperativo di Sassano, filiale di Sala Consilina, via Matteotti, o con accredito su conto corrente bancario, o con accredito su conto corrente postale o a mezzo assegno circolare. È disponibile così il modulo già predisposto per la scelta della modalità di pagamento. Eventuali segnalazioni circa errori e omissioni possono essere inoltrate all'ufficio tributi entro il 31 ottobre 2014. Nel caso di posizioni debitorie, poi, da parte di utenti inseriti nell'elenco di riferimento, le stesse saranno oggetto di compensazioni totali o parziali con il credito vantato. E sull'argomento abbiamo ascoltato il sindaco di Sala Consilina, Francesco Cavallone. Ascoltiamo. Allora,
L'amministrazione comunale, dal momento che adesso il servizio idrico è gestito dal CONSAC, già dal dicembre del 2011 restituirà a tutti i cittadini salesi il canone del deposito cauzionale versato al momento della stipula del contratto del canone idrico con il comune di Sala Consilina, in modo tale che poi il CONSAC, in base alle nuove normative, potrà richiedere ai cittadini il deposito cauzionale con le nuove normative. La restituzione potrà avvenire previo controllo del regolare pagamento di tutte le bollette fino a quando l'acqua è stata gestita dal Comune di Sala Consilina, potrà avvenire o in contanti o presso a credito su conto corrente postale bancario o a mezzo assegno circolare. La richiesta potrà essere fatta entro il 31 ottobre del 2014 qualsiasi tipo di segnalazione. Quindi invitiamo tutta la cittadinanza a recarsi presso gli uffici comunali per poter effettuare questa operazione di restituzione del deposito cauzionale. Il presidente del Consiglio Comunale di Sala Consilina, Maria Stabile, scrive al ministro degli Affari Esteri: in occasione del Consiglio Comunale del 21 luglio scorso ho ritenuto doveroso esporre ai colleghi consiglieri delle riflessioni inerenti il conflitto in corso tra Israele e Palestina, che mi pregio di porre anche alla sua attenzione. Sento il dovere di richiamare la vostra attenzione sui gravi fatti di sangue che il Medio Oriente ed altri paesi del mondo stanno vivendo in questi giorni, si legge. Mi riferisco alla guerra tra Israele e Palestina. Vi è un solo bene prezioso, continua la nota, che non è il petrolio né la conquista di territori né il denaro, ma la vita umana. Non possiamo assistere inermi allo sterminio di innocenti che nulla c'entrano con gli interessi della politica e pertanto si pone da parte nostra il dovere di sollecitare le autorità competenti di intervenire, continua la Stabile. Propongo che sia inviata al Ministero degli Affari Esteri una nota da parte del Consiglio Comunale di Sala Consilina per sollecitare la mediazione e la comunicazione con i governi e i paesi in guerra. E cambiamo argomento, occupiamoci dell'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi. In calendario voli per Corfù, Mostar, Dubrovnik e Bari. Vediamo. La società di gestione aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi S.p.A. ha comunicato che da ieri è stato concluso l'iter di contrattazione con una compagnia di volo ed un tour operator. Vi saranno 5 movimentazioni settimanali nei giorni di lunedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica per Corfù, Mostar, Dubrovnik e Bari. Un altro passo importante per garantire allo scalo salernitano un'affluenza costante, anche di voli commerciali che inducono ad avere maggiore certezza per il futuro, così ha dichiarato l'amministratore unico, l'avvocato Walter Mauriello. Il percorso resta difficile, ma l'impegno della società di gestione, garantito dall'ottimo lavoro del socio, conduce a ritenere possibile raggiungere gli obiettivi sperati, continua. Si coglie l'occasione per sensibilizzare tutte le istituzioni presenti sul territorio, data l'importanza e il prestigio dei propri rappresentanti politici, di unirsi in un unico percorso, finalizzato al potenziamento dell'infrastruttura, conclude Mauriello, che creerà occupazione e sviluppo. Tutti gli orari integrali sarà possibile trovarli a breve sul sito www.aeroportosalerno.it. E torniamo ad occuparci del Vallo di Diano. Il comune di Teggiano, con una delibera di giunta, ha deciso di far proprio la proposta progetto Agricoltura Vallo di Diano, progetto energia rinnovabile, progetto turistico presentata dall'associazione valdianese Natural e Biostyle. Il progetto coinvolge agricoltori, operatori turistici, esperti di marketing, architetti, ingegneri. L'obiettivo è di promuovere la crescita biodinamica dell'agricoltura del Vallo di Diano e delle zone limitrofe, la commercializzazione a chilometro zero dei prodotti ottenuti, l'armonizzazione dell'agricoltura con energie rinnovabili, la creazione di attrazioni culturali turistiche e l'inserimento del progetto in percorsi turistici veicolati a livello europeo. Tale piano, strutturato in 4 fasi, mira a coinvolgere le diverse amministrazioni comunali del Vallo e prossime al comprensorio, i proprietari di terreni ed i vari portatori di interesse. A Sala Consilina il gruppo Positivo Si Cambia lancia la raccolta farmaci da inviare a Gaza. L'elenco completo dei farmaci utili per la raccolta si può richiedere al gruppo via Facebook o email e la scadenza deve essere a partire da ottobre 2015. Vediamo il servizio.
Una raccolta di farmaci da spedire a Gaza in aiuto delle popolazioni martoriate dai bombardamenti. E questa è l'ultima iniziativa del gruppo Positivo Si Cambia di Sala Consilina. Abbiamo lanciato l'iniziativa sul popolare social network Facebook, dichiarano in una nota gli esponenti del gruppo, impegnato nel sociale e non solo, ormai da diversi mesi. E subito abbiamo avuto decine di contatti che speriamo si tramutino presto e subito in aiuti reali. Abbiamo messo a disposizione la nostra sede e il nostro tempo per accogliere i medicinali, dalle 19 alle 21, da lunedì al venerdì. Non ci resta che dimostrare la proverbiale solidarietà della nostra terra e riempire scatoloni su scatoloni di farmaci per la gente di Gaza. Per la cronaca, Gaza negli ultimi giorni è al centro di scontri durissimi e molti bambini sono vittime di stragi inaudite che stanno tenendo il mondo col fiato sospeso. Mentre si invoca il cessate il fuoco, da ogni angolo ci si sta mobilitando per soccorrere quelle popolazioni. Tra i medicinali richiesti, Amphitral, Ugorol, Contramal, Tachipirina, soluzione fisiologica, Ringer lattato, soluzioni glucosate, Betadine chirurgico, acqua ossigenata, Garze sterili, ma per conoscere l'elenco completo dei medicinali occorrenti è possibile contattare il gruppo su Facebook Positivo Si Cambia oppure inviare una mail all'indirizzo info@gruppopositivo.it. I gruppi politici di Polla, rappresentati da Antonio Coppola, Fortunato D'Arista, Raffaele Ippolito, Giovanni Ritorto e Sebastiano Tanzola, si sono riuniti per dare vita ad una forza unitaria ed alternativa all'attuale maggioranza. Tutti i cittadini di Polla, si legge in una nota stampa a firma congiunta delle opposizioni, sono chiamati a fornire il loro decisivo apporto per cambiare insieme le sorti del nostro amato paese. E passiamo alla pagina degli eventi. Educational Press Tour è stata un'esperienza indimenticabile per gli 11 giornalisti in visita nel Vallo di Diano lo scorso weekend. Per i particolari, il servizio curato da Antonella Citro. Anche la Fondazione Mida ha accolto con successo l'Educational Press Tour. Il gruppo di 11 giornalisti di testate nazionali alla scoperta delle bellezze del territorio a sud della provincia di Salerno. Giunto nel fine settimana nel Vallo di Diano per conoscere da vicino Teggiano, Padula e appunto Pertosa. Letizia Strambi, direttore di Bellezze d'Italia, guida viaggi, Q Magazine Target, Stefano Gruppo, fotografo di Bellezze d'Italia, Francesca Nanni, direttore Nanni Magazine, Anna Rita Contu, fotoreporter di Nanni Magazine, Elena Carbonari, caporedattore di Iso Radio Rai, Sandro Capitani, caporedattore del giornale Radio Rai, Anna Smith, caporedattore di Italian Insider, Giovanna Castellano, redattore di Espresso Napoletano, Laura Petringa, web editor di Viaggiando, Eugenio Bernardi, Il Sole 24 Ore, Paolo Vallone e Rai TG2. Hanno fatto parte dell'iniziativa Educational Press Tour, la civiltà delle mani, proposta dalla Camera di Commercio di Salerno, dalla Federazione Provinciale Artigiani di Salerno e dalla Rete Imprese Italia, con l'obiettivo di far conoscere il Vallo di Diano in una 3 giorni all'insegna del turismo, cultura, artigianato e aziende locali. Un'occasione importante di promozione del nostro patrimonio turistico, ambientale e culturale per portarlo all'attenzione delle redazioni di portata nazionale, ha così commentato il presidente della Fondazione Mida, Francesco Antonio Doriglia. I giornalisti e fotoreporter sono stati accolti nell'intero sistema Mida Musei Integrati dell'Ambiente con visite al Museo Mida 01, con sezione geospeleologica, e al Mida 02, con sezione botanico-paesaggistica. Un'esperienza indimenticabile, hanno subito commentato i giornalisti del Press Tour, colpiti dalle splendide bellezze. E per la consueta rubrica Vallo a comprare, scopriamo insieme dove le telecamere sono andate a far visita oggi. Vediamo. Ci troviamo in via Fontana del Vaio a San Rufo perché siamo andati a scovare una di quelle aziende che sul territorio da circa 40 anni e per scherzo, per opera di un imprenditore, è partita e poi nel tempo ha avuto grandissime soddisfazioni. Andiamo a vedere di chi si tratta. E adesso, per saperne di più, bisogna avvicinarsi ad una persona che con tanta lungimiranza nel 1976, comunque negli anni 70, quasi per scherzo, si immette in un mercato che poi ad un certo punto effettivamente gli ha dato grandissima ragione. Ne parliamo con Michele Marmo. Salve Michele, come state? Tutto bene? Bene, bene. Allora, ritorniamo indietro con il tempo, siamo negli anni 70. In quel periodo, prima di avviarsi, prima di cimentarsi in questa attività, Michele Marmo che cosa faceva? Commerciante di bestiame.
e da quel giorno decide di vendere. Un giorno non degli anni 70, diciamo quasi agli anni 80, perché diciamo nel 76-77 ho iniziato a comprare le prime gomme su Napoli per l'automezzo che trasportavo gli animali, chiaramente, e quindi quelle poche gomme che servivano a me, qualche amico che me le chiedeva, le portavo le due, le quattro alla settimana, quelle che capitava, finché poi mi sono reso conto che diciamo era una buona attività e si potevano guadagnare lo stesso dei soldi come sugli animali, perché qualsiasi tipo di commercio, l'importante è saperlo fare, sicuramente ti porterà i frutti. E quindi ha avuto ragione Michele a fare questa operazione. Poi negli anni 80, dall'80 in poi, ho iniziato l'attività diciamo quasi già di distribuzione di pneumatici. Saltuariamente la sera, la notte, magari facevamo l'assistenza, ma era quel poco che qualcuno che bucava una gomma localmente, non più di tanto, insomma. Fino al 1997, quando invece si pensa già al futuro con una nuova denominazione e soprattutto con il passaggio ad un primo figlio. Sì, in quel caso abbiamo fatto la Falco Paneus, dove c'è socio anche mio figlio Giuseppe, il primogenito, e che poi chiaramente da trasferire a tutta la famiglia, perché oramai penso di mollare e andare in pensione. E siamo già in pensione. Un ultimo tassello di questa grande azienda, la Falco Pneus, è Antonio. Antonio, ciao, come stai? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Allora, con Antonio, dopo aver parlato con Michele, capostipite di questa azienda, e soprattutto il primogenito Giuseppe, adesso invece con Antonio per completare il discorso, perché lo si sa, un'azienda con l'andare del tempo, per essere pronta anche al mercato, deve sempre evolversi. Tu hai un ruolo importante anche in questa azienda. Oggi mi occupo di acquisti e vendite all'interno dell'azienda che ha creato mio padre un po' di tempo fa, e gestisco tre agenti i quali lavorano esclusivamente per noi, e praticamente mi occupo degli acquisti e delle vendite. Ho tutti i contatti con i fornitori e con i vari clienti, più direzionali vengono gestiti direttamente da me. Da quanto tempo, Antonio? Da sempre, da appena diplomato, insomma, ho iniziato in questa attività. Poi giorno dopo giorno facciamo dei vari corsi di aggiornamento e cerchiamo di migliorarci nel possibile, insomma, all'interno della nostra attività. Non solo, ma anche con questi momenti di piena crisi. Purtroppo dobbiamo combatterci, in quanto viviamo tutti i giorni, insomma, un erodere del nostro fatturato, assistiamo a chi più ne ha più ne metta, cioè, insomma, i clienti si organizzano come meglio credono per cercare, insomma, di trovare il competitor nostro, cercare di metterci in concorrenza con i nostri più vicini. Purtroppo combattiamo tutti i giorni. Siamo in chiusura di un'altra attività di Vallo a Comprare, che ha fatto grande Vallo a Comprare. Noi vi ricordiamo i numeri per fare in modo tale che la prossima possa essere la vostra di puntata. 334 29 21 523, questo è il numero di telefono, mentre invece info@cosmostv è l'indirizzo di .it è l'indirizzo di posta elettronica per i vostri contatti. Mi raccomando, scriveteci e telefonateci. Arrivederci a tutti. E occupiamoci ora del comune di Caggiano. Dopo qualche anno di fermo, il consigliere delegato allo sport, politiche giovanili e associazionismo Giuseppe Grippo, in collaborazione con l'associazione Chiancart Nicola La Mattina all'artista, propone un concorso fotografico che rappresenti qualsiasi luogo, oggetto, persona o altro che abbia una relazione con Caggiano. Questo concorso nasce dalla passione per l'arte di Nicola La Mattina, chiamato l'artista, scomparso prematuramente nel 2006, che ha dedicato la sua vita a Caggiano e soprattutto ad ogni forma di arte, pittura, poesia e fotografia. L'iscrizione al concorso è gratuita e la foto dovrà pervenire completa di firma del partecipante, titolo, luogo e data dello scatto. È una sintetica descrizione, massimo 150 caratteri, entro le ore 14 del 7 agosto all'indirizzo Comune di Caggiano, Viale Palatucci, o consegnate direttamente alla segreteria comunale alla signora Rosetta Pucciarelli.
Alla Biblioteca Scolastica dell'Istituto di Istruzione Superiore Pomponio Leto di Teggiano in arrivo un contributo di 3.750 euro da parte della Regione Campania. Il contributo destinato alle biblioteche delle istituzioni pubbliche centrali operanti in Campania è stato assegnato a sole altre tre biblioteche e precisamente alla Biblioteca del Liceo Ginnasio Statale Giambattista Vico Napoli, alla Biblioteca dell'Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo Consiglio Nazionale delle Ricerche di Napoli e alla Biblioteca del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele di Napoli. Viva soddisfazione è stata espressa naturalmente dal dirigente scolastico dell'Istituto Pomponio Leto di Teggiano, Rocco Colombo. Mario Curcio dell'Associazione Ragazzi del Ponte di Polla nei nostri studi ha parlato di Polla in Corto che si tiene all'interno il prossimo 31 luglio all'interno della kermesse estiva Restate Ragazzi. Vediamo. Polla in Corto è una manifestazione che appunto ha a che fare con dei cortometraggi e siamo alla seconda edizione. Abbiamo già avuto un notevole successo l'anno passato e quindi ci riproponiamo in collaborazione con l'associazione Tempo e Memoria di Polla. Questa manifestazione entra a far parte della più grande e vasta manifestazione Restate Ragazzi e appunto sarà una due giorni da ricordare che quest'anno abbiamo iniziato una partnership con il Giffoni Film Festival, quindi stiamo crescendo, un qualcosa di più importante e durante l'ultima serata ci sarà anche la proiezione di un cortometraggio che è stato realizzato dai ragazzi del Pomponio Leto di Teggiano. Ecco, ricordiamo anche che questi corti che vi sono pervenuti ovviamente saranno soggetti anche a una selezione da parte di una giuria appositamente costituita. Sì, infatti sono già arrivati un notevole numero di corti e sono stati selezionati i migliori da una giuria esperta e durante le due sere saranno proiettati solo i corti più, diciamo, più meritevoli, da cui poi si arriverà ad una selezione finale e con i vari premi e i vari riconoscimenti. Bene, e siamo giunti al termine del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo i consueti contatti. 0975 20 68 28 per le mail info@cosmostv.it, per chi volesse seguire la nostra programmazione in streaming su internet www.cosmostv.it. Vi ringrazio come al solito di averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata con i nostri programmi di Cosmos TV. Buona serata a tutti.